con il candidato sindaco Quarato del Movimento 5 Stelle, oggi è stata presentata la squadra. E non è stato scelto il metodo delle comunarie, ma è stata fatta una scelta basata su quali ideali e motivazioni. Sì, innanzitutto mi fa piacere che la chiama squadra e non lista, perché noi effettivamente puntiamo a una squadra compatta, unita, forte per conquistare il comune. Il criterio delle comunarie del passato è stato superato, perché quest'anno è il candidato sindaco che ha la responsabilità di scegliere i suoi partner nella squadra. Quindi il criterio che noi abbiamo utilizzato è stato quello di individuare i vari segmenti della società foggiana e trovare dei rappresentanti all'interno della squadra che presentiamo oggi. Da oggi, diciamo, può partire ufficialmente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Si parla di un metodo, un approccio politico differente del Movimento 5 Stelle. Ecco, in cosa sarebbe differente rispetto agli altri partiti? Allora, l'approccio è decisamente differente, perché noi abbiamo una politica che parte dal basso, una politica che vuole avvicinare i cittadini e una politica di confronto diretto con la cittadinanza, con le organizzazioni dei cittadini. E quindi noi rifiutiamo tutte le commistioni con le lobby territoriali. È stato fatto già un sondaggio online con i cittadini sulle priorità per la città. Quali sono, comunque, sicuramente ci saranno ulteriori, insomma, indicazioni, ma quali sono le priorità per la città del candidato sindaco Quarato? Allora, noi abbiamo selezionato le prime 5 priorità che ci hanno segnalato i cittadini, che vanno intese come priorità generiche, non c'è non dobbiamo considerarle una scaletta di sequenza in maniera stretta. E ci sono, chiaramente c'è l'arredo urbano, inteso nel senso di un miglioramento dell'estetica della città e anche delle condizioni di vivibilità della città. Abbiamo il problema della sicurezza, che ci è stato segnalato, che è molto importante, un problema di trasparenza amministrativa, e ci hanno anche chiesto di risolvere e migliorare decisamente il problema dei rifiuti e della viabilità urbana. Ecco, e su questo noi ci stiamo concentrando, abbiamo già concentrato, cioè abbiamo diverse proposte da sottoporre ai cittadini per le elezioni. Uno sguardo al passato anche per dare chiarezza ai cittadini: la presentazione di un'altra lista da parte del candidato Bacchelli, qualche accusa da parte, se c'è stata, da parte degli attivisti storici, se può dirci in che cosa consisteva, se è stata superata e come si presenta il Movimento 5 Stelle. Io, come ho detto, c'è stato un po' di malumore, perché Bacchelli aveva fatto comunque parte della selezione nella quale ero stato individuato io come candidato sindaco, quindi io stesso mi aspettavo che facesse parte della nostra squadra, che non avesse queste cose. Però voglio dire, noi lo prendiamo come un fatto positivo di democrazia, la possibilità per tutti gli attivisti comunque di proporsi, e quindi questo, da questo punto di vista, per me è una polemica del tutto superata.